Dicevamo, un nuovo decreto del governo pubblicato da pochissimo in Gazzetta Ufficiale, di cui chissà perché nessuno dà notizia, concede l'erogazione di ingenti fondi e quantità di fondi verso televisioni e radio locali, ma a quali condizioni? Condizioni sicuramente che non possono essere sottovalutate, come ci riferisce in questo servizio Michele Crudelini. Paese dove l'informazione è controllata da poche persone. Nello stesso paese il governo ha istituito una task force per controllare l'informazione durante un periodo d'emergenza. Sempre nello stesso paese il governo ha deciso di riempire di soldi tutte quelle emittenti che utilizzeranno il loro palinsesto per far passare messaggi preconfezionati dallo stesso governo. Penserete che si tratti della Russia, dell'Ungheria o forse della Corea del Nord? No, in realtà stiamo parlando dell'Italia. Con un decreto legge del 12 ottobre scorso del Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre, il governo ha istituito il cosiddetto Fondo Emergenza Emittenti Locali. Detta così, sembra si tratti di una generosa e lodevole iniziativa per aiutare imprese in difficoltà. In realtà, a leggere bene il decreto, l'aiuto del governo Conte non è disinteressato. Anzi, il fondo infatti prevede un'erogazione totale di 50 milioni di euro da distribuire alle emittenti televisive e radiofoniche locali che ne faranno domanda, ma ad una condizione, e cioè quella di impegnarsi a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionali relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi, messaggi ad arte confezionati dall'esecutivo e che quindi ne seguiranno la linea politica di fondo. Ci dobbiamo quindi aspettare un insieme raffazzonato di spot a metà tra il paternalistico e l'allarmismo ipocondriaco, da lavati le mani a ricordati di mettere la mascherina, fino ad improbabili raccomandazioni su come bisogna stare distanziati, seduti, durante il cenone di Natale. Le emittenti locali si potranno così trasformare in un grande megafono governativo. D'altronde l'offerta sul piatto è più che allettante, i tanti soldi messi a disposizione in un momento così delicato assumono i contorni di una strada senza via d'uscita. Per le televisioni commerciali si parla di un compenso che parte da una base di 750.000 euro in cambio del passaggio di almeno 20 spot giornalieri in fasce orarie ben specificate dalle indicazioni del governo. Il tariffario comprende così diverse opzioni con differenti compensi in base al numero di spot pubblicati. In sostanza, più spazio offri per farti portavoce del governo e più guadagni. Sono già numerosissime le emittenti che hanno fatto domanda e che a partire dal prossimo mese potranno passare all'incasso e alla pubblicazione dei contenuti. Più di 400 televisioni, quasi 500 radio sono nella graduatoria. Alcune di loro possono ambire a ricevere addirittura oltre 1 milione di euro per il servizio. Preoccupante è la celerità con cui sono stati trovati e stanziati questi fondi, in un momento in cui il governo tentenna invece nell'erogazione dei ristori per le attività costrette alla chiusura. Questo decreto rappresenta l'ultimo atto di un governo che sembra voler porre sempre più sotto il suo controllo il mondo dell'informazione, trasformando televisioni, giornali e radio in una grande Pravda o in un nuovo istituto Luce. Con una task force al proprio servizio, con l'aiuto di YouTube che sta chiudendo i canali non allineati e con il martellante utilizzo di spot diffusi su tutto il territorio nazionale, il governo Conte si sta per caso costruendo un'autostrada per silenziare ogni tipo di contraddittorio?